Raffaella, o Raffaelina Cerase, nata a Foggia il 1 novembre del 1868 dai ricchi e nobili genitori, da piccola fu affidata alle suore carmelitane di Lucera, nel cui monastero dimorava una sua zia materna, morta in concetto di santità nel 1903. La sua conversione inizia nel 1889 e negli anni successivi si sviluppa e si consolida per l'erta faticosa della perfezione, iscrivendosi anche al Terzo Ordine Francescano e militando tra le file dell'Azione Cattolica nella sezione donne. La sventura e l'amore la portarono al capezzale di tre fratelli sofferenti e della mamma e del papà. Fu proprio dopo la morte del padre che tramite padre Agostino da San Marco in Lamis inizia la corrispondenza epistolare con padre Pio, alle cui preghiere attribuisce in massima parte la ristabilita pace familiare, dopo tanti tentativi e con grande sua gioia, nel gennaio del 1915, padre Pio, proprio grazie alla loro amicizia, lasciò definitivamente la sua Pietrelcina e fece ritorno in convento la mattina del 17 febbraio del 1916 a Foggia, nel convento di Sant'Anna. E lo stesso giorno si presentò a casa Cerase per un primo saluto personale. Il male che tormentava Raffaelina la costringeva a letto. Padre Pio la visitava ogni giorno, trattenendosi a lungo in colloqui spirituali. I padri Benedetto e Agostino, lieti di aver ricondotto padre Pio in convento con il pretesto dell'assistenza spirituale a quell'anima privilegiata, continuavano a seguire molto da vicino e con grande interesse il corso della malattia. La conoscenza diretta tra Raffaelina e padre Pio si protrasse per poco più di un mese, fino al 25 marzo del 1916, quando la donna, a causa del suo male, si spegneva.